Buon pomeriggio a tutti voi, bentornati sul mio canale blog. Oggi voglio condividere con voi una cosa che è storica per l'umanità, eh? Quindi ogni tanto fermarsi a ricordare, a riflettere su delle cose per pochi istanti, per pochi minuti, insieme, magari anche spunto per scambiare opinioni, eh? Quindi partiamo con la nostra sigletta. Allora ragazzi, ben ritrovati, tardo pomeriggio di questo 3 aprile del 2023. Vi faccio una domanda. Da quanto tempo esistono i cellulari? Quando dico da quanto tempo intendo dire da quanto tempo è passato da quando fu creato il primo cellulare. Provate a indovinare. È il motivo centrale di questo video. 50 anni. Avete capito bene, 50 anni. Il 3 aprile del 1973 un ricercatore, del quale scusate non ricordo il nome, di sicuro non è italiano, un ricercatore riuscì per la prima volta a fare una telefonata staccata, scollegata dai cavi di comunicazione telefonici. Correva il giorno 3 aprile dell'anno del 1973, quando si riuscì a fare la prima telefonata del genere. Con un telefono che se andate su internet sicuramente trovate le immagini. Vi dico io quanto pesava: un chilo. E mi vengono in mente i servizi che si facevano a fine anni 90, quando dicevano che i cellulari sarebbero stati piatti, indistruttibili, che si sarebbero potuti piegare. Allora, dove voglio andare a parare? Le previsioni in ambito di tecnologia sbagliano davvero poco, ragazzi, perché già oggi si sta studiando sui telefoni del domani. Se adesso vi dico come saranno i telefoni del domani, vi mettete paura, perché sono andato a indagare, ho studiato un pochino questa cosa. La tecnologia sbaglia poco nelle sue previsioni, sbaglia pochissimo. E allora vi dico che lo stesso ideatore dei telefonini, del primo cellulare, del nonno dei nostri smartphone, ecco, chiamiamo così, va, ancora in vita, ha detto che è certo del fatto, e qua voglio sapere nei commenti che ne pensate, è certo del fatto che i telefonini, i cellulari del futuro saranno impiantati sotto la cute delle orecchie. E noi ci chiederemo adesso, come i carichi, che ci avremo lo spinotto che si attacca dietro le orecchie? No, semplicemente perché i cellulari del futuro si ricaricheranno grazie alle onde elettromagnetiche rilasciate dal nostro cervello. Ok? Questo è quanto, ragazzi, questo è ciò al quale stiamo andando incontro. È un video per festeggiare in qualche modo questa ricorrenza, ragazzi, perché c'è poco da fare, ha cambiato tantissimo, eh? Il telefono ha cambiato il mondo, ragazzi, cioè ha completamente disintegrato le vecchie metodologie di vita. Il nostro trascorrere le giornate ha portato tantissime cose positive, il cellulare, ma ne ha portate anche tante negative, e di certo non devo dirvele io. Con questo, ragazzi, mi fermo, vi mando un abbraccio fortissimo, buon proseguimento a tutti voi.